Ed eccoci, tornati ancora in diretta per l'ultima parte della nostra tavola rotonda allargata, il nostro evento portante, il main event di questa settimana dedicata all'HR. Il focus di adesso è processi e costi. Abbiamo parlato lungo tutto questo pomeriggio di smart working, di processi nuovi del mondo del lavoro, di come guardare al mondo del lavoro dopo l'emergenza del coronavirus, ma soprattutto dopo il lockdown che ha chiuso tantissime aziende, la maggior parte, ma che nello stesso tempo non sono mai rimaste ferme. Questi sono un po' i punti cardine di questo pomeriggio. Intanto io saluto Massimo Scaglioni, FM Consulenti d'Azienda, socio. Grazie per essere con noi. Buonasera, Buonasera. dottor Scaglioni. Allora, FM Consulenti d'Azienda è una società che dal 1989 opera nei campi della consulenza di direzione e dell'organizzazione aziendale. Giusto per far capire perché abbiamo chiamato lei per raccontarci, insomma, i punti fondamentali di questa parte della tavola rotonda, affiancando gli imprenditori e supportandoli in tutta quella che è la gestione ordinaria e straordinaria della loro azienda. Quindi già si capisce, insomma, il vostro ruolo, il ruolo che avete avuto in questo periodo. A questo punto, dottor Scaglioni, io parto proprio da qui, in base alla sua esperienza, in base anche alla mission, insomma, di FM Consulenti di Azienda. Come ha inciso il Covid-19, coronavirus, il lockdown, quindi tutto quello che abbiamo vissuto sull'organizzazione del lavoro e soprattutto da questo momento in avanti cosa dobbiamo aspettarci? Bene, grazie per la domanda. Mi piacerebbe dare un parere totalmente positivo, perché vorrebbe dire aver raggiunto un obiettivo che vedo ancora un po' lontano, tuttavia. Mi spiego meglio. Nel nostro lavoro quotidiano siamo costantemente a contatto con enti pubblici e finanziari e li abbiamo trovati impreparati ad affrontare questo nuovo modo di lavorare. Abbiamo vissuto questi ultimi 3 mesi che dal punto di vista della nostra organizzazione interna abbiamo risolto alcune problematiche di dinamiche sociali generatrici di entropie e di difficoltà di relazioni tra gli addetti. E dall'altro lato abbiamo riscontrato invece un aumento di produttività e una collaborazione tra gli addetti più efficiente e serena. Non abbiamo riscontrato gli stessi risultati presso le istituzioni pubbliche, con le quali ci sono state e permangono tuttora delle difficoltà di comunicazione e dilatazione dei tempi tecnici per eseguire lavori e evadere pratiche anche piuttosto banali. Ci sono state incomprensioni e necessità di più comunicazioni. Quindi la nostra conclusione è che attualmente il sistema pubblico non è sufficientemente attrezzato e organizzato per far fronte a una nuova modalità lavorativa. Insomma, quindi Abbiamo sì, no, stavo, sofferto parecchio. Mi dica. No, era solo per precisare, quindi ancora una volta scollamento, insomma, in qualche modo tra pubblico e privato, poi la faccio Sì, continuare. Ok, esatto. perfetto, prego, prego. Sì, e abbiamo, ma non solo il pubblico, ma anche i servizi finanziari. Cioè abbiamo sofferto parecchio perché abbiamo avuto il mondo bancario che si è proclamato paladino della risoluzione dei problemi delle aziende. E dall'altro il mondo bancario che è stato letteralmente sommerso da pratiche e intoppi vari legati soprattutto alla modalità lavorativa utilizzata per evitare contatti e per favorire il distanziamento sociale. E il risultato è che non sono riusciti ad evadere, cominciano probabilmente adesso, in questo periodo, avere le migliaia di istanze che sono provenute dal mondo economico italiano. Quindi, parere positivo dal punto di vista privatistico, perché si possono velocizzare le incombenze, si possono risparmiare costi e chilometri di trasferte e spostamenti, si può giungere ad una comunicazione più efficiente e veloce tra operatori.
grazie anche agli strumenti tecnologici a disposizione, siamo riusciti anche a ottimizzare i tempi, velocizzare i processi decisionali e operativi della struttura e le collaborazioni del gruppo. Quindi questa emergenza Covid ha creato una necessità, una priorità per tutelare la salute delle persone, il lavoro e i servizi, improvvisa, dall'oggi al domani, e siamo stati chiamati a realizzare immediatamente questa trasformazione. Quando in un contesto in cui solo fino a poche settimane prima il lavoro agile era parte di un processo più ampio di digitalizzazione del lavoro che procedeva a passo lento. Certo. Ecco, quindi la diversa modalità di lavorare finisce in un arco temporale più ampio, i cui tempi effettivi sono talmente dinamici che probabilmente si alterna del tempo della vita propria alternata alla vita lavorativa. E qui probabilmente ci sono stati anche dei fenomeni cosiddetti di overjob. Quello che sentiamo come esigenza importante è che al superamento del 31 luglio bisognerà trovare un accordo su quali saranno i momenti di lavoro e quali no. Quindi bisognerà stabilire anche quali sono i risultati che ci si aspetta dal lavoratore e come il datore di lavoro può esercitare il controllo e come si può porre l'accento sul risultato. Certo, certo, questo è un tema importantissimo. Beh, uno dei temi anche più delicati per le aziende, dottor Scaglioni, è quello di bilanciare al meglio i costi, chiaramente. Quindi i vostri suggerimenti, se ce ne vuole dare qualcuno, i principali. Ma oggi non sono più importanti le strutture, a quanto pare, le sedi, alcune funzioni lavorative, quali gli addetti alla reception o ai centralini telefonici. Stiamo andando in una direzione totalmente digitale e di organizzazione dei processi lavorativi e delle comunicazioni immediata, in tempo reale. Per cogliere in pieno questo cambiamento delle abitudini lavorative bisogna chiaramente usufruire di piattaforme tecnologiche digitali che consegnano direttamente al cliente finale il risultato delle attività di elaborazione dati che vengono operate dal nostro personale. E quindi in quest'ottica il personale potrebbe in parte lavorare anche in smart working. E questo può essere un ottimo risultato dal punto di vista economico, con miglioramenti sul conto economico aziendale, sul contenimento dei costi fissi e sì, quindi anche su un cambiamento di gestione del ciclo attivo aziendale, perché grazie a software idonei potremo anche non solo fatturare ma anche gestire il credito commerciale e così via. Quindi l'ufficio diventerà sostanzialmente un luogo sociale dove le modalità organizzative permetteranno ai collaboratori in smart working di sentirsi parte del gruppo per favorire il senso di appartenenza. I flussi informativi verranno così veicolati in modo alternativo, più informale e ad esempio si può pensare all'utilizzo maggiore anche delle soluzioni di co-working, quindi più sedi in co-working. Certo. Questa è una cosa che si potrebbe sviluppare, insomma, quindi che potrebbe essere, sì, ecco. Senta, sì, esatto, aggiungiamo anche quest'altro aspetto, così poi possiamo fare anche un tutt'uno. Lei ha parlato di organizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione dei costi. Ci può portare anche dei casi all'attenzione del nostro pubblico, perché credo che sia il modo migliore, dei casi pratici e concreti per far comprendere quelli che sono i vostri consigli, no? Quindi in termini proprio pratici. Sì, certo. Ma guardi, nell'organico del nostro gruppo lavorano circa un centinaio di addetti che sono dislocati sul territorio nazionale e fanno riferimento alle nostre attuali sedi, che sono 24. Prima dell'emergenza sanitaria avevamo impiegati che risiedevano in Sicilia
e che si trasferivano settimanalmente in Trentino Alto Adige, per farle un esempio, e sì, ovviamente per motivi di lavoro, no? Affrontando costi di viaggio e di alloggio molto, molto importanti. È bastato potenziare il sistema informatico e delle comunicazioni telematiche per ottenere da subito un miglioramento della situazione lavorativa di questi addetti, utilizzando appunto lo smart working. I processi lavorativi abbiamo cercato di digitalizzarli il più possibile e i tempi di esecuzione si son ridotti e di conseguenza anche i costi. Poi ci sono state anche delle occasioni a impiegate che sono anche madri di famiglia, di essere meno stressate dagli orari lavorativi e dalle trasferte e nello stesso tempo sono state in grado di risparmiare sul fronte delle spese familiari. E quindi anche questo è un grande risultato. Gli incontri che prima facevamo magari facendo migliaia di chilometri tutti i mesi sono diventati più puntuali in videoconferenza, più frequenti e finiscono in tempi certi, in tempi giusti, certo, ottimizzando completamente il nostro tempo quotidiano. Beh, diciamo che si riesce a ottimizzare sicuramente di più se si riescono a dosare, no, bene anche le energie e le risorse a disposizione in un modello diverso di business. Certo, possiamo gestire meglio noi i tempi. Ecco, giustamente per quello che l'abbiamo chiamata è anche necessario avere delle linee guida, no? Altrimenti si rischia di sbagliare invece proprio e di recepire male uno strumento che invece può essere importante. Ecco, questa può essere un po' la chiusa, è d'accordo, dottor Scaglioni? Certo, sì, sono d'accordo, completamente d'accordo. Certo. Perfetto, senta, io credo che abbiamo detto tutto, giusto? Ci siamo dimenticati qualcosa? Sì, perfetto. Io direi che quello che volevo comunicare ve l'ho detto. Sì, abbiamo provato esempi pratici, abbiamo dato le linee guida e insomma abbiamo parlato anche di cosa dobbiamo aspettarci in futuro. Quindi direi che la ringrazio e la saluto, grazie al dottor Massimo Scaglioni, FM consulente d'azienda, socio, grazie per essere stato con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Era importante anche terminare proprio con degli esempi pratici, cosa che cerchiamo sempre di fare. Noi ci salutiamo per un istante, chiudiamo il nostro main event, naturalmente. Scriveteci all'indirizzo che vedete passare in sovrimpressione se volete partecipare alle prossime settimane tematiche promosse proprio da Le Fonti TV. Sul nostro sito lefonti.tv trovate proprio nella sezione eventi, ecco qua vi faccio vedere, guardate, eventi TV Weeks, quelle già in programma. Scriveteci se volete partecipare. Intanto andiamo in pubblicità, subito dopo i nostri awards, altro appuntamento imperdibile, vi aspetto.